Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi voglio consigliarvi alcuni siti internet dove potete acquistare alcuni dei vostri regali di Natale o anche semplicemente trovare delle idee per voi. Sono tutti siti ecosostenibili, quindi è questa la particolarità di tutti i siti dei quali vi parlerò, ovvero pongono una particolare attenzione ai prodotti che offrono, a come vengono prodotti, ai materiali che vengono utilizzati e così via. Perché come sapete, insomma, sto cercando anche io di promuovere degli acquisti un po' più consapevoli. Quindi questo non sarà l'unico video che vedrete durante i Libri dell'Avvento, ce ne saranno altri due nei quali vi parlerò ovviamente di altri siti per darvi veramente tante idee. Cominciamo con i siti dei quali voglio parlarvi oggi. Il primo è Wikos. Wikos è nato nel 2013 in Finlandia da un'idea di due amiche, Anna e Anna. L'obiettivo di questo sito è quello di creare un mercato sostenibile in modo da offrire agli utenti un'alternativa al mercato dell'usegetta, quindi trovare appunto qualcosa che possa sostituire tutto ciò che nella nostra vita usiamo una volta e poi gettiamo e che quindi fa parte poi dei rifiuti, ecco, per ridurre ovviamente anche i rifiuti che produciamo. Oggi questo sito, che propone una vasta varietà di articoli, dopo li vedremo insieme, conta oltre 100 negozi fisici e oltre 60.000 visitatori sul sito. I marchi che Wikos decide di vendere sul proprio sito vengono ovviamente analizzati con estrema cura, quindi viene controllata la produzione, i materiali che vengono utilizzati, il lavoro di chi li produce e così via, tanto che invitano proprio gli utenti a fare delle domande se hanno dei dubbi su qualsiasi marchio che loro propongono sul sito, per l'appunto. Adesso però andiamo a vedere nel dettaglio come è composto questo sito internet, così anche voi vi fate un'idea. Innanzitutto vi faccio vedere che in basso sul sito è presente la sezione Wikos Lifestyle. Qui è possibile leggere in dettaglio come scelgono chi venderà sul loro sito, i prodotti e i servizi che essi offrono, in pratica la loro filosofia. In alto invece troverete, oltre alla scelta classica tra le varie categorie di prodotti, anche la sezione brand, dove si conoscono i vari brand venduti, e la sezione blog, dove si possono leggere articoli riguardanti il mercato sostenibile. Oltre alle classiche sezioni di abiti uomo, donna, bambino, ci tengo a sottolineare la sezione home, che propone arredo per la casa, per il bagno, la cucina, tessuti, animali e così via. Carina è anche la sezione Stay Warm, perché ovviamente siamo in inverno e cerchiamo prodotti che ci facciano stare al caldo. E qui vengono offerti cappelli, sciarpe, guanti, tutto il necessario per stare al caldo d'inverno. Ci sono poi anche sezioni che riguardano gioielli, cosmetici, borse e giochi. Bene, questo è il primo sito che vi ho voluto presentare, secondo me è una vera chicca e quando l'ho scoperto veramente mi si è aperto un mondo. Passiamo adesso al secondo sito che voglio farvi conoscere oggi. Il sito di cui sto parlando si chiama Artimondo. Questa è una piattaforma di e-commerce italiana che propone articoli prodotti da artigiani, quindi la scelta degli artigiani che presentano sul loro sito deve ovviamente attenersi a tre principi fondamentali: autenticità, originalità e qualità. Quindi la scelta che fa il sito sugli artigiani da proporre è veramente accurata e ovviamente cercano di valorizzare quelle piccole imprese, quei piccoli artigiani che non sono all'interno chiaramente della grande distribuzione, che quindi offrono un prodotto chiaramente più curato, un prodotto unico, perché essendo artigianale non è meccanizzata la sua produzione, quindi non ne esistono, ecco, due uguali, e soprattutto si rivolge a dei clienti che hanno voglia di oggetti che siano ovviamente buoni, di qualità e anche più sani. Questo sito principalmente vende alimenti, però in realtà si trovano anche, come vi farò vedere adesso, delle sezioni che riguardano altri tipi di prodotti che potete acquistare sul sito. Partiamo dalla sezione magazine, che vi porterà ad una specie di blog con tantissimi articoli, praticamente uno al giorno, con tante ricette, consigli e curiosità sul cibo. Per quanto riguarda poi le parti classiche del sito, abbiamo la sezione alimentari con un vasto elenco di prodotti alimentari, le bevande dove troviamo succhi di frutta, tè e bevande alcoliche,
Poi abbiamo la sezione bellezza, dove vengono proposti cosmetici o profumi oppure prodotti di bellezza naturali, molti di questi biologici. Sulla sezione altri negozi invece c'è una sezione dedicata all'abbigliamento, ai gioielli e all'arredamento, tutto ovviamente artigianale. Un esempio, potete trovare anche le ciabatte che io ho comprato l'anno scorso ai mercatini di Natale in Trentino e che sono non solo comode, ma sono anche belle, confortevoli e ovviamente artigianali. Una cosa importante da sottolineare secondo me all'interno del sito è il fatto che vengano inseriti i volti dei produttori, quindi possiamo vedere, ci mettono la faccia, ecco, possiamo vedere di persona chi ha prodotto i vari articoli. Bene ragazzi, questi erano i due siti dei quali volevo parlarvi oggi, spero di avervi dato qualche idea, andate a visitarli, ovviamente sotto vi lascio i link per poter andare insomma a sbirciare e magari troverete qualcosa di carino per voi o per i vostri amici e parenti. E noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!